Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio. È la prima volta che arrivo a fa 10-0, ma più si vince, sapete, più troviamo game difficili. Allora, sempre questa la squadretta. Partiamo con il nostro 14 e poi arriviamo al 16 se riusciamo. 16 sarebbe veramente bello arrivarci. Prendi Rashford nuovo. Zii, ad avere i crediti lo farei volentieri, però non c'ho una lira in game. Neanche IRL, a dire il vero, però partiamo. Mertens, Rodrigo. Mentalmente non sarà facile oggi. A me questi qua che vanno a passettini mi mettono in un tilt. Guarda, 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 cammina sto scemo con Mertens. Questo qua mi manda in tilt, raga. C'è un game, uno stile di gioco che mi countera bene a livello mentale. Bella palla. Dio Cristo, Allison, lo odio. Ok, sembra che sto giocando da 10 partite. Mamma mia! Che sofferenza oggi, ragazzi! Che cazzo fai? Fine primo tempo 0-0. Cioè, non dico che oggi non volevo andare in stream, ma era semplicemente mentalmente pesante l'idea di attaccare e giocarmi ste partite, perché non saranno piacevoli a livello emotivo. Quindi per uno che la domenica vorrebbe rilassarsi, andare in stream e giocarsi ste partite di VL non è il massimo. Sason, bravo. Bell'intervento. Yeah. Mamma mia ragazzi, che fatica. Meno 9 game da giocare. Ok, la difesa è entrabile. Davanti c'ha i god. Bella palla. Ragazzi, non mi ha fatto il... Non mi ha colpito. Non mi ha fatto la finta. Porco, due pop di merda. Questo qua sta facendo pressing forsennato su ogni mio giocatore e io sembro un attimo un paralitico. Impazzisco, ragazzi. È quella partita. Incredibile anche questa. Prendo gol all'ultimo minuto e perdo questa, ragazzi. Già scritto. No. Supplementari. Sono tutti fermi. La cascarino. Certo. No. No, no, lo sapevo. Ramirez di sinistro. Ah, che partita ladrata questa, oh. Godo. Godo. O mi fanno il kick-off o finiamo i rigori. O il contro kick-off. Mamma mia ragazzi, godo pezzo di merda. Che gioco del cazzo godo. Uno di sti giorni infarto, io ve lo dico. Non ho avuto neanche la forza di esultare come vorrei. Cioè, avrei voluto alzarmi, tirargli fuori il cazzo e fare l'elicottero, ma... Sinistro centrale di Ramirez, portiere, che dopo che il suo ha fatto i miracoli di tutta la partita si lancia verso la porta. Cioè dai ragazzi, va che lancia ha fatto il portiere mio. Ragazzi, ci vediamo settimana però. No, Neymar, Olowairan, Rashford, Rodrigo. Ehi, dai. Calmi ragazzi, calmi e solidi, mi raccomando. C'è da dire che tutte queste scalette inizio anno erano tutti gol subiti. Almeno ogni tanto adesso qualcuna riesco a bloccarla. Qualcuna me la fanno lo stesso. Che culo. Che culo per noi. Culo, ma abbiamo fatto una buona azione. Mamma mia. Un po' graziati noi a sto giro. Perché si è spostato male? Si è spostato male il giocatore. L'ho preso. Raga, il gol più inutile che devo prendere oggi l'ho appena preso. Non ci credo. Cosa gli ha tolto Donnarumma? Niente ragazzi, Varane è invalicabile. Non so come girarmi. Ci ha messi o qua o mai più. Ragazzi, ha rotto il cazzo, eh. Glielo buttiamo fuori? Ecco, rosso di Varane. Sì! Madre mia, ragazzi.
devo digerire. Ecco, vedi, ho fatto il ruttino. Continuavo a non respirare. Va bene che è un po' di pressione per la partita, ma sto a morire. Lampard, Colomuani. Oddio, paurissima di ste squadre. Non penso di commentare, dai. Niente, lo ricazzo. Non... costa gente contro, zii. Pensa che bel FIFA obiettivi. L'asciugamano a obiettivi devo fare. Godo, cazzo, dai. Porco due, arbitro! Sono scandalizzato da questa... No, ragazzi, è il, è il difensore più forte del videogame. Fare complimenti a sto ragazzo. Mamma, che fatica a girarla qua. Di cosa inventare per fare un'azione a questo, ragazzi. Bravo, sono... Non volevo. L'ha fatta Leao in automatico. Dai! Col portiere lì. Ma che cazzo è? Allora, io rimango umile e continuo a puntare al mio 16. Vedi, ho paurissima di ste squadre. Per essere qua sul 15-0 devono essere dei mostri. Tanto non troviamo un cazzo nei premi, giusto per la gloria, a un certo punto. Ah, come si sta girando lento. Più ne vinciamo, più si girano lenti i giocatori. Come cazzo è possibile? Blank, miglior difensore a mani basse. Sicuramente il rapporto qualità-prezzo, Siamo un figlio di puttana, dovevo fare quello che pensavo io. Incredibile. Ho troppe occasioni che sono abituato a quelle di prima che non mi davano tempo neanche di respirare. Sono un attimo stannato. Era a sinistro di Rashford. L'ho fatto anche col timed, ma... No, raga. Non ci credo. Godo. Ma raga, ma che cazzo è quel buco lì? Preso in controtempo, a caso. Ma ha fatto un'accelerata Osimhen mai vista prima. Posso dire che se perdo con questo è veramente una beffa, perché è nettamente più scarso di tutti quelli che abbiamo incontrato fino adesso. Eppure, guarda, so già come va a finire. Guarda come va a finire. Guarda come va a finire, ragazzi. Stanno pattinando tutti. E mi fa il griddy. No, dai, raga, con questo no. È la più facile fino adesso, Cosa gli sta parando Maignan? Sono senza parole. Dai. No, ho sbagliato tutto io. Diciassette tiri a 2, ragazzi, 3-2, occhio. No, bro, non la rischio questa. Col cazzo che dopo 17 tiri a 2 me la rischio. Vamos, zio. Doveva finire 7-1 sta partita, forse. Ok. Vamos, ragazzi. No spavaldi, umili sempre. Sì, forza! Ah, l'ha presa, no. Freddezza. Buona. Abbiamo fatto 16, raga. Ho paura. Sono un cagasotto, ragazzi. Sono un cagasotto. Obiettivo personale raggiunto. Da adesso in poi, raga, non dico che non me ne frega, perché dentro di me, finché non ne perdiamo una, uno ci punta, fa bene. Però per il 17, ragazzi, 4-5-1 e 4-3-2-1 sono quelli che soffro un po' di più in game. Quindi, occhio.
mio padre, tutto il mio albero genealogico, tutta la mia vita, tutta la mia famiglia e chi verrà. Sono fatto male le mani, raga, ho applaudito troppo veloce, troppo potente. Sei il numero uno e non è neanche italiano questo, quindi proprio l'ha fatto perché è un bravo uomo. Non sono per niente sotto pressione in questo momento. Non succede, ma se succede. Per il 18, ho paurissima di ste squadre io, raga. Comunque andrà, ragazzi, 17-0 me lo tatuo, se... cioè... se mi dicessero vuoi fare 17-0 ogni settimana e poi boh, vediamo come va. Sì, le prime due settimane di quest'anno ho fatto 15-15. Non sapevo giocare. Mi sono messo un attimino sotto soltanto a capire un po' di meccaniche e dove sbagliavo, soprattutto in difesa. Ora non sono bravo in difesa, per carità. Però secondo me di quello che è successo nelle prime partite, questo è go. Oi, do cro, oi, do cro. Questo è bravo. Se le perdo tutte e tre, siamo 17-3 e ho fatto cagare comunque. No, cagare no, però. A parte che mi si è addormentato il giocatore lì. Però stai calmo, bro. Non può averla parata, ragazzi. Sì, karma. Impazzisco, fammelo Neymar, fammelo che lo mandiamo KO. Non ci credo. Mamma mia, mamma mia. Poi deve essere 4-1 almeno. Dai ragazzi, siamo più forti. Finché non c'ha Rambo in porta, capito? No, mi ha attraversato. Io non ci credo, ragazzi. Un'intera partita ad avere il dominio per avere una discesa con il giocatore che mi slitta di fianco e prendiamo gol. No, ragazzi, è una pagliacciata. Non me lo merito questo 2-2. Ha messo Henry questo, è certo. Si caga sotto e mette dentro l'icon in prestito. Ansu Fati. Forza ragazzi. One more. Allora ragazzi, qua sarebbe bello farne una di due. Mai pensato di riuscire ad arrivarci anche soltanto lontanamente. Io oggi ho detto spero di non fare 4-6 per la partita del livello 1. Gran bella squadra. Sto qua c'è già Lorente 86. L'ha già triturato da due giorni, eh. Bravo. Come on. Non ho ancora fatto un tiro a giro con Son oggi, in sta VL. Scusate, ci sto a provare a entrare in qualche modo qua, ma... molto calmi. Questo qua è bravo davanti, arriva a fare le scalette. Non deve... di 4-5-1 mi mettono sempre in difficoltà in mezzo al campo, non si passa. In questo tanto gioca andare così a farsi la scala. Eccolo lì. Mi ero messo davanti a quel Salah, ragazzi. Livello 1, ragazzi. Bisognerebbe esultare in questo momento. Tanta roba, raga. Che giornata di VL. E io che non volevo manco streamarla perché ero cotto. Ho detto, minchia, non c'ho voglia. Se becco la settimana in cui sono sereno con la testa, come vedete, giro palla, faccio le mie robe. È bello, è bello, è bello. Tanta roba, raga, tanta roba. No, io non voglio mettere le mani avanti. Mi sentirete dire che non mi interessa giocare questa perché, sì, è vero, voglio soltanto pararmi il culo nel caso in cui dovessi sconfiggere, cioè essere sconfitto e rimanerci così male da non valorizzare questo livello 1. Cerchiamo di valorizzarci un attimo. Abbiamo fatto benissimo il nostro, l'abbiamo fatto, il sogno, il 20-0, ma sì, cioè, ci proviamo. Ci rimango male se perdo l'ultima? Sì, gioca da PC questo, mezzo mi laggava, ho la squadra completamente messa male, non c'avevo il terzino, non c'avevo nessuno, oh, è quel game, sento una puzzetta di quel game.
finita. Guarda che palla storta, raga, ma io non devo giocare con quelli di PC. Ti sminchia il gameplay, probabilmente, non lo so. E non è che mollare proprio ora, bro, è proprio una partita in cui non posso fare niente. Non posso fare niente. Dal posizionamento in campo ai passaggi sbagliati alla corsa. Ho mollato anche mentalmente. Ragazzi, sembrano fermi i miei giocatori. Tutti fermi. Guardalo. Bro! Che peccato all'ultima così, raga, vi giuro, che peccato neanche potermela giocare, incredibile. Sta partita l'ho detto dal primo minuto, era imprendibile. Guarda te. Ah! Ah! Cazzo, raga. Vabbè, ci sta. 1-0, manca di porco 2. Sì, l'ultima mi fa più male di aver perso la prima. Facciamo lo screenshot della della gioia tristezza. Vamos, tiriamo dritti per i premietti. Livello 1, vai. Alla è anche grande. Brunello Fernandello, 88 che si mette nell'iro. A Rodri, sono overall, ragazzi, va bene. 5 pacchi, partiamo con il 50k. Già che mi dai una carta decente tra queste, sarei mezzo felice. Questa non è lei. Ecco, una cosa che non mi è ancora successa è sculare da sti pacchi. Apriamo i due ultimate, va? Somme. Mamma mia, pacco ultimate. Bel pacco ultimate, devo dire. Bel pacco ultimate. Ci sta, bello, 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 bellissimo. Due pacchi ultimate, 84, overall massimo. 5 giocatori. 85 più. Vamo. Impazzito. Ok, Lavel e Kobe. Vabbè, dai. Overall. Pacco più incredibile che potreste mai avere. Doppio walkout 87 più. Il pacco più bello che potreste mai trovare in VL. È proprio questo. Godo come un porco. Se avessi vinto la 20ª non me l'avrebbe dato. Se avessi devo ricordarmi nella mia testa. Se avessi vinto la 20ª Teo non te l'avrebbe dato. Vinicius, piangi ancora, ragazzi? Non mi ha dato niente fino adesso, voglio dire. Ho perso la 20ª della VL. Mi ha dato un cazzo fino all'ultimo pacco. Vuoi che stavo felice? Dai, cazzo.